Quando il vento tace è la personale fotografica di Claudia Del Giudice, curata da Filiera Procaccini, storica dell'arte. Il catalogo fa cornice alla mostra e nel catalogo troviamo le recensioni critiche, oltre che della curatrice, anche del teologo Armando Nunez, che è il padre spirituale dell'artista. Con lui sono presenti ovviamente sia la curatrice che l'artista. Allora, cominciamo a fare una riflessione, facciamo una riflessione a tre. Allora, Lega Ambiente, Protezione Civile, Ecosistema a rischio, Dissesto Italia. È possibile immaginare un equilibrio tra uomo e paesaggio? Sì, è possibile, almeno si auspica al raggiungimento di questo equilibrio, perché l'uomo contemporaneo cerca in tutti i modi di affermare la propria quasi onnipotenza sulla natura intervenendo con i propri prodotti tecnologici. Infatti in tutte le opere c'è sempre questo piccolo riferimento antropologico, sia esso più tradizionale che proprio veramente strettamente tecnologico. Cosa accade? Che però il confrontarsi con l'ambiente circostante, con l'immensità, lo induce a delle riflessioni interiori circa la sua esistenza e a cercare di superare tutte quelle brutture e distorsioni che in qualche modo possono allontanarlo dalla sua essenza primaria. Quindi sicuramente è auspicabile ed è possibile il raggiungimento, e grazie alla fotografia magari, che permette un esame attento attraverso la ricerca continua, permette di guardare anche in modo più ampio rispetto al semplice guardare dell'occhio umano, è possibile magari ridimensionarsi ed andare oltre. Natura e storia attraverso le immagini fotografiche. Natura e storia attraverso le immagini fotografiche. La natura è sempre stata un'ispirazione per i fotografi. Bisogna partire da un dato reale, loro sono partiti da un dato reale. La fotografia nasce nel riprendere una foglia, nel riprendere il movimento di una passeggiata. Quindi è proprio questo legame che si instaura con la natura, con la quotidianità, con l'ambiente. E lo spazio naturale che nelle fotografie di Claudia emerge così preponderante, è proprio lo sguardo verso la natura che apre poi altri orizzonti, che sono quelli della propria intimità, della propria spiritualità. Ecco, io così vedo la natura che si unisce con la storia, che poi è anche una storia di interventi proprio dell'uomo all'interno della natura, una natura che deve essere sempre favorevole all'uomo, perché altrimenti tutto l'equilibrio vacilla e l'uomo finisce per creare cose che avevano una funzione ma sono praticamente inutili perché la natura gli è contraria. Cogito cartesiano. Pianto, dunque sono, semino, dunque vivo, coltivo, dunque divento. Come si rappresenta tutto ciò con la fotografia? Iniziamo con pianto, dunque sono. Sì, pianto, dunque sono. Sicuramente la fotografia è nata per documentare, quindi per esprimere in maniera diretta la realtà circostante, quindi esaminare quello che ci circonda. Adesso seminiamo, quindi semino, dunque vivo. Perché il seminare può essere fatto proprio attraverso la ricerca, quindi la ricerca fotografica, che permette sia di trovarsi, di vivere realmente in un determinato contesto, quindi avvalendosi di una semplice macchina fotografica che può sembrare un semplice scarno strumento tecnologico, ma in realtà è un occhio dell'anima che spinge a guardarsi dentro e a guardare la realtà circostante e quindi a viverla. La triade post-kantiana, siamo arrivati alla terza. La terza è coltivo, quindi divento. Vivendo mi approfondisco, sento e vivo pienamente le emozioni che provo e divento perché tutto quello che esamino, analizzo intorno lo vivo, lo provo e divento probabilmente, assumendo maggiore consapevolezza di quello che sono, della mia dimensione esistenziale e di quello che mi circonda, del mio rapporto con l'immenso di cui faccio parte, cerco di andare oltre, di migliorarmi. Educare alla natura i giovani.
pulito, sicuro, protetto, cogliendone il bello con scatti fotografici che portano ovviamente alla lettura di un quadro armonioso architettonico. Sì, ovviamente l'uomo interviene sulla natura e di questo dobbiamo farcene una ragione. E per i ragazzi può essere importante approcciarsi a delle fotografie come quelle di Claudia, che presentano degli elementi del prodotto dell'uomo proprio in stretto contatto con la natura. Ad esempio questa immagine, questa fotografia quando il vento tace, raffigura proprio delle pale eoliche che sono presenti al confine tra la Campania e la Puglia. Ebbene, a molti non sono gradite da un punto di vista estetico, ma sono funzionali, cioè se entrano in pieno regime producono dell'energia, un'energia rinnovabile di cui noi abbiamo bisogno per non scavare alla ricerca di altri tipi di energie. E poi quello che vorrei, diciamo, evidenziare e anche trasportare ai ragazzi è che alcuni manufatti sono entrati, pur essendo diciamo lontani da un punto di vista estetico, ma funzionali all'uomo, sono entrati proprio nel panorama contemporaneo. Parte integrante di una società post-industriale. Sì, come ad esempio il gasometro romano, sì, che è stato fotografato tantissime volte e probabilmente tante persone, nonostante sia grande, grosso e in disuso, è un elemento, sente questo gasometro come un elemento proprio dell'ambiente circostante, quindi se ne è anche affezionato in un certo senso. La natura come segnale di pace e non di guerra. La natura per come è fatta invita alla pace, però per questo suo continuo donarsi. In tutti i miei scatti si ravvisa proprio questa aspirazione dell'uomo a cercare questo equilibrio, prima in se stesso e poi in rapporto all'ambiente circostante. E la natura non è mai matrigna in fondo, è come se fosse proprio perché è generata da un atto della creazione, continua a creare e continua ad accudire l'uomo. L'uomo non sempre riesce a intervenire in maniera immediata come messaggero di pace, ad accogliere questo messaggio della natura, però nel momento in cui si cala in essa, si lascia andare e soprattutto dopo aver riflettuto, calandosi, immergendosi in dei panorami, cerca di condizionare la natura, poche volte la rispetta, cerca di imporsi con questi suoi prodotti dell'intelletto che non sempre sono efficaci nella produzione dell'energia e rispettosi dell'ambiente, ma nonostante questo la natura continua a donarsi, ad essere se stessa, e l'uomo dovrebbe imparare a rispettarla e a calarsi di più, ecco, a approfittare del silenzio interiore che comunque ha una sua voce sottile per esaminare se stesso e per evitare che questi prodotti lo portino ad una alienazione oggettiva e soggettiva al contempo. Un'alienazione oggettiva perché oramai questi strumenti tecnologici hanno quasi assunto una loro personalità e si sono imposti all'uomo stesso, e soggettiva perché chiaramente tutto questo provoca una sua inquietudine interiore, un suo sgomento per essersi allontanato dall'essenza primaria. Quindi il monito sicuramente è quello di lasciarsi, abbandonarsi a questa madre che non si risparmia mai nel suo atto di donazione. Ringraziamo la natura anche perché, ecco, il pregio della natura, appunto dicevo, ci regala questo bel di ragazzi.